D'improvviso, un nuovo programma su Radio Wave condotto da Alessandro Cerboni e Fabio Mugelli, musica improvvisata, cose che arrivano all'improvviso, concetti che arrivano all'improvviso, quindi state pronti a qualunque evenienza. Ben trovati, buonasera nuovamente a tutti gli ascoltatori di Radio Wave che si sintonizzano sulla nostra emittente 106.1 e i 98.5 il giovedì sera per ascoltare D'improvviso, sì. Oppure la domenica verso le 5:30. Con me in studio sempre Alessandro Cerboni. Ciao a tutti, eccoci qua dalle frequenze nuove e dissonanti e improvvisate di Radio Wave. Siamo qui a parlare di musica con la M maiuscola. Come sapete stiamo ripercorrendo la storia, la vita attraverso dei racconti che riguardano grandi musicisti spesso sconosciuti alla massa, ma soprattutto per far presentare quella che sono i protagonisti di tutto quel mondo che è legato all'improvvisazione musicale, quindi personaggi che sviluppano tutta un discorso musicale partendo magari da strutture note o meno note, con improvvisazioni più o meno libere o strutturate, ma comunque fanno, diciamo, dell'elemento della creatività la bandiera e il vessillo della loro, diciamo, vita artistica. Il protagonista di oggi si chiama Eivind Arset. Per chi non lo conoscesse, come me fino a pochi minuti fa, possiamo dire che è già considerato una delle stelle del nuovo jazz elettronico, così definito sicuramente dal New York Times o da America Jazz Times, sono tutti giornali o comunque molto autorevoli che si occupano anche di musica e che individuano spesso prima di altri quelli che sono un po' le tendenze e i nuovi movimenti. Diciamo che l'avanguardia e la ricerca musicale in questo momento è molto viva, anzi c'è una scena musicale vivacissima nel nord Europa, soprattutto Norvegia, Svezia, Danimarca, e che forse sarà l'effetto del freddo, si spinge fino in Svizzera con strane inclusioni ogni tanto di personaggi italiani che scappano dalla costa e vanno verso il nord. Però diciamo che Arset fa parte, diciamo, di tutto quel intricato sistema di artisti della scuola nordica che portano avanti dei discorsi abbastanza nuovi, riescono a coniugare un po' tutte quelle che sono le nuove tendenze, anzi per alcuni aspetti anche anticiparle, uso, diciamo, spericolato o disinvolto dell'elettronica combinato a strumenti tradizionali e soprattutto l'utilizzo di moduli e strutture sonore che sono note più alla massa, per esempio per quelle che sono tutta la parte trip hop, disco music, reinterpretate in chiave jazzistica moderna e soprattutto con degli spazi praticamente assoluti dell'improvvisazione. Questo artista è considerato indubbiamente uno dei più eccitanti, più individuali, più creativi rappresentanti del jazz underground norvegese. Il suo debutto come band leader è un album che si intitola Electronic Noir e probabilmente avremo modo anche di ascoltarne qualche assaggio durante il corso di questa puntata, ed è stato descritto come uno dei migliori album del jazz elettronico della postera milesiana, cioè di quella scena che è venuta dopo, sì, Miles Davis. Praticamente tutta la scuola che si rifà al periodo elettrico di Miles Davis, periodo che fra l'altro non è mai stato scritto perché era totalmente improvvisato. Sono uscite, fra l'altro vi segnalo, delle raccolte complete, diciamo, di quel periodo, dei CD, delle raccolte di CD stupende che, se avete l'opportunità, vi consiglio di andarle a ascoltare, che contengono praticamente tutte le registrazioni fatte e che hanno dato diciamo origine a brani, a dischi, anzi a vinili a quei tempi storici, da Beaches Brew a Live Evil e tantissimi altri, insomma veramente è un tuffo nel passato, ma che è un bagno di riscoperta estrema che vi consiglio assolutamente, anche perché sono in tema con quello che portiamo avanti, perché erano veramente totalmente improvvisati. Allora, io direi, Alessandro, intanto di dare un assaggio.
Facciamo sentire qualcosa. Sì, facciamo sentire un po' di nebbie nordiche e norvegesi. Calatevi tutti quanti in un bel fiordo e cominciate a immaginare, perché la tecnica di questi musicisti è quello di creare delle, dipingere, diciamo, delle atmosfere. Thank you.
Ecco, abbiamo sentito praticamente un brano dove questo fenomeno del painting pictures, che è un po' questa tecnica della creazione di ambienti, combinato a dei ritmi, se vogliamo, spesso tipici degli ambienti rave o della trip hop, però dilatati, espansi, quasi perdono un po' quella connotazione percussiva, ripetitiva e frenetica, e frenetica, esatto, sono praticamente, ridiventano dei momenti di riflessione, cioè un ripensamento, un'evoluzione, diciamo, di tutta quella che anche le supporta la musica elettronica. Insomma, Alessandro, lo dicevamo anche poco fa, prima di cominciare questa nostra trasmissione, che nei quattro padiglioni che quest'anno ospiteranno Electrowave, ci sarà un padiglione dedicato appunto al momento di decompressione dalla frenesia e dai ritmi, un padiglione definito chill out, dove questa musica potrebbe, sì, diciamo, albergare, che potrebbe, comodamente, e potrebbe stare veramente di casa, perché rientra praticamente in quella situazione abbastanza ambient e trip rock. E qui le sigle, le etichette si sprecano, ognuno ne tira fuori una nuova, ma comunque penso che grosso modo ci siamo capiti anche dopo l'ascolto. Non è un caso che per esempio con Eivind sia presente anche Budge Westendorf, e insieme tutti e due partecipino al gruppo di Nils Peter Mollhaver, altro personaggio di cui andremo a parlare nella prossima puntata, che è considerato uno dei trombettisti della scena jazz d'avanguardia mondiale, forse fra i più interessanti in questo momento. È un modo di suonare che ha influenzato anche alcuni artisti nostri italiani, ad esempio io direi anzi di far sentire Arzet, se te sei d'accordo, in un connubio originale con Fresu alla tromba e Yusuf all'oud. Sì, un concerto dell'aprile, se non sbaglio, sì, del 2003. No, noi l'abbiamo anche più recente, l'ha rifatto a Roma, abbiamo della registrazione grazie a un ascoltatore che ci ha mandato la registrazione del concerto. Ma meglio, perché qui avevo addirittura del 2005. Una recensione del 2003. Sì, ma i contenuti, la storia è la stessa. Che è interessante all'inizio, la cito, perché dice: sei il principe del jazz italiano, in questo caso quindi Paolo Fresu, incontra il sultano della musica etnica araba, e quindi Youssef, e se poi insieme decidono di allargare la compagnia al profeta norvegese della chitarra elettrica, è azzardato prevedere discorsi subito coerenti o immediate empatie. Se poi a incrociarsi sono una tromba, un liuto arabo e una chitarra elettrica, insomma, qui prosegue con i puntini. Certo, praticamente io direi di lasciare la parola a questo punto alla musica. Thank you.
Thank you.
Alessandro, vorrei dare qualche nota biografica di questo personaggio, di sì. Evin Arset, proprio utilizzando anche un'intervista dove ci sono delle dichiarazioni sue, proprio, quindi di sua voce. La passione per la chitarra l'ha scoperta
a 12 anni, quando per la prima volta ascolta la musica di Jimi Hendrix, e lui dichiara: cominciai a suonare la chitarra non appena ebbi sentito Hendrix. Poi conobbi la musica rock e bande come Deep Purple, Black Sabbath, Santana e Pink Floyd. E solo più tardi il mio fratello mi familiarizzò con la musica di Miles Davis. Chiaramente da lì sono arrivati poi anche altri gruppi alle sue orecchie: Guitar Report, Return to Forever. Poco dopo, attraverso Jean Gabalek, scoprì l'ACM Sound. Sì, e logicamente l'ACM, chiariamo che cos'è, l'ACM è praticamente una casa discografica che ha portato avanti un discorso di innovativo, praticamente sta svolgendo ancora un ruolo totalmente innovativo, come in passato aveva fatto la Blue Note nel campo del jazz. Cioè, sono quelle etichette che decidono di portare avanti un discorso, di investire nei nuovi talenti, e si dimostra che oltretutto è ripagato, perché in un'epoca di scaricamenti che lamentano una perdita selvaggia, le opere dell'ACM sono praticamente un oggetto di culto, tanto che in molti negozi di CD addirittura sono in una specie di scaffale separato. Ah sì. E lui prosegue, poi dice: più tardi, quando ero più maturo, andai in tournée con una heavy metal band. Un'esperienza fantastica, la descrive, no? Finché non ne avevo piene le tasche di fingere ogni sera di essere infuriato e di avere aspetti terrificanti o cose di questo tipo. Quindi lasciai il gruppo e cominciai a suonare un po' di qua e un po' di là. Tanto che, se non sbaglio, negli ultimi anni lui ha suonato in almeno 150 album. Alessandro. Sì, abbiamo qui una lista incredibile di album, di personaggi, di artisti, di cui non è che lui ha partecipato semplicemente così, inserendo la chitarra in qualche brano, no, proprio era l'elemento addirittura portante. Basta considerare tutti i dischi di Nils Petter Mohlhaver, andiamo ora freschi con questi nomi norvegesi e nordici, dove è la chitarra praticamente base. Poi abbiamo tantissimi altri che... qui abbiamo una lista che è enorme, mettersi a leggerla tutta, però praticamente possiamo dire che ha suonato da Ray Charles a Didi Bridgewater, a Ute Lemper, a Ketil Bjorkmaster, Mike Manieri, Arid Andersen, ne parleremo quando andremo a parlare dei Super Silent, fra l'altro, e tantissimi altri, insomma. E continuamente è chiamato anche perché indubbiamente è un personaggio che riesce a creare delle atmosfere, e col suo modo di suonare è un po' la tecnica nuova che dà un sapore, un'immagine, dei colori al brano, dandogli una forma completamente nuova, completamente diversa. Fra l'altro lui, insieme a Nils Petter, un po' tutta questa nuova scuola nordica, fanno un uso e lavorano spessissimo con tantissimi DJ, cioè fanno degli spettacoli dal vivo dove praticamente ci sono dei DJ set, addirittura anche fino a 3 DJ contemporaneamente, dove magari intervengono alcuni di questi artisti della scuola nordica, e uno dei più chiamati appunto è anche Arset, con i suoi giochi elettronici alla chitarra, anche se è difficile in qualche momento riuscire a capire che è una chitarra. A distinguere il suono di una chitarra. Facciamo ascoltare ancora qualcosa, Alessandro? Sì, io direi di riprendere un brano dove si sente la chitarra. Okay. Lo prendiamo da Electronic Noir, che è il primo CD, e Porcupine. Sì, un CD tra l'altro pubblicato nel 98, questo Electronic Noir, presso la giovane casa discografica di Vesseltoff, Jazzland Records, un album festeggiato entusiasticamente, in questo caso sia avvenuto un salto generazionale che ha ulteriormente preso le distanze dai riferimenti derivati dal mondo del jazz e da quello del rock. Questo il giudizio di Hall, All About Jazz. Parlavamo all'inizio di riviste appunto che hanno osannato l'arrivo di questo album e l'ascesa di Arset. Quindi buon ascolto, ci troviamo fra poco per chiudere il nostro appuntamento.
Allora, siamo rientrati. Alessandro, cos'altro dire di Arzet? Ci sarebbe sicuramente tanto. Beh, c'è da dire tanto un po' di tutti gli artisti che abbiamo presentato, anzi, diciamo che noi ci attendiamo prima o poi che anche altri ci chiedano magari di ripetere o far conoscere meglio, perché
dopo un inizio in cui abbiamo cercato di far conoscere l'improvvisazione nelle varie forme, abbiamo un po' abbandonato la parte etnica, ci torneremo in seguito, magari nel periodo estivo che è anche più fresco. Però insomma, visto che il tempo qui, l'estate è tarda a venire, ritenevamo che questo vento del nord fosse importante da farlo conoscere, questi nuovi climi freddi. Soprattutto è questa interessante connubio tra tutte quelle che sono le nuove forme di elettronica e di jazz e l'evoluzione musicale più spinta che noi troviamo qui. E io anzi vi invito a questo punto a venire anche ad Arezzo Wave quando ci sarà, o se non so se questa trasmissione cade prima, penso di sì. Sì, probabilmente siamo in onda, quasi. Anche se in questo momento lo possiamo dire chiaramente, è il 7 di giugno, probabilmente questa trasmissione andrà in onda sul finire di giugno, quindi pochi giorni prima del festival. Sì, ci dobbiamo un po' anticipare perché dobbiamo riempire le scalette. Comunque, indubbiamente, che cosa troviamo? Troviamo tutta quella che è la ricerca musicale, l'uso dell'elettronica proprio come strumento autonomo. Il brano che abbiamo sentito prima, c'era una chitarra con un tocco nuovo, ma è un suono diverso da tutte le chitarre che normalmente si sentono. Ecco, direi che è importante conoscere un po' tutte queste possibilità, ma quello che è sorprendente nei brani che ora andremo a sentire, che avete già sentito, è il fatto che sono improvvisazioni di gruppo. Allora, io direi di approfittare a questo punto per ringraziare gli ascoltatori che ascoltano d'improvviso, che ci iscrivono a radiowave@arezzowave.com. E niente, vi lasciamo con la musica di Arzet e vi invitiamo a ascoltare d'improvviso il giovedì alle 8:30 e la domenica alle 5:30, alle 17:30 sempre sui 98.5 e 106.1. grazie ad Alessandro Cerboni per la musica che ci fa conoscere, ci fa ascoltare. Quindi lasciamo con la musica di Arzet e ai suoi paesaggi sonori.
Hey, Tony, I love you.